Buongiorno a tutti voi, se può essere un buongiorno questa mattina. Siamo il 18, oggi è 18 febbraio. Tutte le persone della zona sono accorse, stanno accorrendo ancora con tante auto. Questa mattina ci sarà la presa di forza da parte delle popolazioni locali contro lo Stato. A 100 metri esatti dal posto dove oggi vogliono realizzare questa discarica si trova una centrale di energia eolica. Ma hanno scelto bene, hanno vendato un innocente e hanno detto quello. Non è una realtà che può assorbire una cosa così grande, quindi significa che scompariranno queste comunità per far posto alla merda. Qua vogliono portare gli immondizi tutta la Campania, se non dell'Italia. La legge la fanno gli uomini e si può cambiare, altrimenti devono dirci quanto vale un figlio nostro di questa terra. Questo è un atto criminale e va fermato. Perché questa scelta di arrivare ad una mobilitazione generale dei giovani irpini per difendere il Formicoso? Perché la nostra paura, visto che siamo molto pochi, è quella che vengano a conquistarla in virtù di questa, diciamo, mancanza di aderenza degli abitanti al posto. Il 13, come potete leggere da questi volantini, ci sta un raduno di giovani, il primo raduno di giovani irpini ad Andretta. Dottore, buongiorno, sono il sindaco di Andretta, volevo verificare se c'era la possibilità di incontrarla a Napoli nel suo ufficio per... Proprio oggi si discuterà, il sindaco di Andretta parlerà con Bertolaso mentre noi preghiamo nel Duomo di Napoli. Quest'anno porteremo come offerta l'olio di Andretta. Forse la faranno la discarica qui ad Andretta, forse la gente si rassegnerà per l'ennesima volta, forse ci dovremo sorbire l'ennesima ingiustizia che alimenterà la voglia di andar via, alimenterà la cultura della precarietà che ormai colora le nostre vite e andrà a finire così, forse. Francesco, vieni qua, stanno vicino a me, Francesco. È incredibile cosa stanno facendo.